Guardare i video su YouTube da smartphone oppure tablet Android nel 2020 è diventato veramente un supplizio. Oltre al mini spot pubblicitario, che a volte sono addirittura due, prima dell'inizio del filmato, molteplici interruzioni pubblicitarie e i vari pop-up testuali temporizzati, c'è un altro promo anche alla fine del video. E in definitiva viene spesso da chiederci se stiamo guardando un contenuto oppure se stiamo guardando tutta la pubblicità che ci circola intorno. Ciao, sono Zana di Turbla.it. Se anche tu sei stanco di questa situazione, nei prossimi minuti ti mostrerò le soluzioni adblock per YouTube funzionanti e più efficaci del 2020. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, come detto, in questo video ci concentreremo proprio sugli ad block per YouTube compatibili con Android, per il semplice motivo che in ambito PC, quindi Windows, Linux o Mac, basta installare un'estensione Adblock sul browser per guardare YouTube senza pubblicità. In ambito mobile invece la situazione è un po' più complessa e in questo approfondimento ci dedicheremo proprio alla situazione su Android. Prima di iniziare con i trucchi e gli smanettiamenti vari, chiariamo che una soluzione legittima e prevista per guardare YouTube senza pubblicità esiste e basta pagare per ottenerla. Ovvero basta acquistare l'abbonamento YouTube Premium, che è l'abbonamento ufficiale di YouTube, da 11,99€ al mese ed ecco che tutta la pubblicità su YouTube viene automaticamente disattivata. Ci sono anche altri benefici inclusi nel programma YouTube Premium, però per i nostri scopi di questo video, cioè bloccare la pubblicità di YouTube, questo è sicuramente quello più rilevante. L'abbonamento alla soluzione YouTube Premium è sicuramente la modalità di blocco della pubblicità migliore, sia come risultato sia come facilità d'uso, ma anche dal punto di vista etico. Infatti una parte dei denari che sganceremo per l'abbonamento a YouTube Premium viene condivisa dalla piattaforma con gli autori dei vari video e quindi questo consente la sostenibilità economica e finanziaria di chi fa lo YouTuber come professionista. Se volete una soluzione migliore per il 2020 per bloccare la pubblicità su YouTube, l'abbonamento YouTube Premium è quello che io consiglio. Se però volete una soluzione alternativa per guardare YouTube senza pubblicità, senza pagare per l'abbonamento Premium, date un'occhiata al browser Brave. Si tratta di un browser alternativo al Google Chrome che tutti conosciamo e basato sulla stessa architettura tecnologica. La grande differenza fra i due è che Brave utilizza un sistema di blocco pubblicitario integrato che consente di filtrare la maggior parte degli annunci pubblicitari che ci vengono proposti all'interno di YouTube. Ovviamente niente ci obbliga ad utilizzare Brave come browser per navigare sul grande web, possiamo continuare ad utilizzare Chrome per la navigazione quotidiana ed utilizzare Brave, ad esempio, andando su www.youtube.com dall'interno di Brave per guardare YouTube senza pubblicità. Credo che Brave sia la soluzione alternativa a YouTube Premium migliore in assoluto per il semplice motivo che è estremamente facile da installare. Basta infatti andare su Google Play, cliccare sul tastone Installa ed immediatamente ci ritroviamo con Brave installato sul telefonino. Non c'è niente da configurare, basta appunto visitare il sito youtube.com da Brave e la pubblicità viene automaticamente bloccata. Una volta che avete un po' smanettato che Brave vi piace, valutate di lanciare Brave, aprire il sito youtube.com, cliccare sui puntini per aprire il menu di Brave, cliccare Aggiungi alla home e confermare ripetutamente. Questo farà sì che compaia sulla home di Android un'icona dedicata all'apertura di YouTube all'interno di Brave che ci consentirà di visitare il sito video nel modo più facile e veloce possibile. Da qui l'esperienza d'uso non sarà esattamente come avere l'app nativa di YouTube, infatti ci sono un paio di limitazioni, però in generale per guardare qualche video senza pubblicità con le funzioni di base secondo me può essere un'ottima soluzione. Se l'idea di guardare YouTube all'interno del browser web non vi va a genio, c'è una soluzione alternativa. La migliore, secondo me, è l'applicazione nativa che si chiama NewPipe. Si tratta di un client alternativo per YouTube compatibile con Android, ovvero si tratta di un'app che, utilizzando una serie di chiamate al sito di YouTube, recupera tutte le informazioni necessarie per costruire la pagina e consentirci di guardare il video escludendo la pubblicità. È un'applicazione gratuita e open source, funziona veramente molto molto bene ed offre anche una valanga di altre funzionalità aggiuntive. Quindi ci sono la maggior parte di quelle che ci aspettiamo da YouTube, ma in più c'è anche la possibilità di scaricare i video
oppure continuare con la riproduzione del video oppure del solo audio in background. Significa che possiamo quindi aprire YouTube, lanciare il nostro video, quindi tornare alla home e continuare a guardare il video all'interno del mini player in sovrimposizione oppure continuare ad ascoltare la musica anche quando lo schermo è spento. NewPipe secondo me è veramente una gran figata, la limitazione principale che ha in questo momento è che non consente di eseguire login su YouTube con il nostro account Google. La conseguenza diretta più immediata è che non recupereremo automaticamente tutte le nostre sottoscrizioni, ma dovremo rifarle a mano. In realtà è anche possibile, anche in modo molto semplice, esportare tutti i canali che avevamo sottoscritto su YouTube ed importarli all'interno di NewPipe, di modo da ritrovarci con tutte le nostre sottoscrizioni preferite già immediatamente disponibili. Il problema è che da lì, se poi inizieremo ad aggiungere sottoscrizioni oppure a rimuovere la sottoscrizione ad alcuni canali, non ci sarà più nessuna sincronizzazione con YouTube. Quindi quando ad esempio faremo un accesso da PC, ci ritroveremo ancora alla situazione precedente. Quindi di tanto in tanto bisognerebbe reimportare. Questa è la principale scocciatura. In cambio però si riceve veramente un client molto funzionale con un carico di funzionalità e di preferenze che veramente fa divertire tantissimo chi è appassionato di smanettare con questo tipo di applicazioni. Il motivo principale per cui non ho consigliato NewPipe come prima alternativa, ma che piuttosto raccomando di usare Brave a tutti gli utenti meno smanettoni, è che NewPipe non si può installare direttamente da Google Play. Per ottenerlo è infatti necessario utilizzare l'app, il marketplace alternativo che si chiama F-Droid. Quindi bisogna andare sul sito F-Droid, installare prima F-Droid e da lì dentro cercare NewPipe per poi installare questo secondo componente. C'è un pochino da smanettare in più, ma nell'articolo che vi ho indicato trovate tutte le informazioni e la guida passo passo per svolgere questa procedura nel modo più semplice possibile. NewPipe, client open source per YouTube, alternativo, blocca la pubblicità, un carico di funzionalità importante, secondo me vale veramente la pena di provarlo anche se non siete immediatamente interessati a quello che ha da offrire in termini di blocco della pubblicità. Consigliatissimo. Se la limitazione che riguarda la sincronizzazione dell'account e appunto la possibilità di avere immediatamente tutti i vostri canali sottoscritti per voi è critica, date un'occhiata anche a YouTube Vanced. Questo non è un client nuovo come NewPipe, ma si tratta dell'applicazione nativa per Android di YouTube che un gruppo di appassionati prende, rimodifica, rismanetta un po' e quindi ci rende disponibile in versione modificata. Il vantaggio principale di YouTube Vanced rispetto a NewPipe è che installando un altro piccolo componente di supporto è possibile eseguire login a YouTube e quindi ritrovarci immediatamente con tutti i nostri canali immediatamente disponibili. Inoltre rispetto a NewPipe, utilizzando proprio l'applicazione di base di YouTube come base di partenza, l'interfaccia è esattamente la stessa alla quale siamo abituati con YouTube Standard. Tra l'altro ci sono anche tutte le funzionalità, comprese quelle avanzate, e quindi l'esperienza d'uso è estremamente simile, direi che è la più simile a quella a cui siamo abituati quando utilizziamo l'app nativa di YouTube. Anche in questo caso per installarla c'è da smanettare un po' di più, bisogna quindi passare per il sito ufficiale di YouTube Vanced, schivando appunto tutti i cloni che potrebbero essere infettati da malware, che stanno spuntando come funghi, scaricare il pacchetto APK e installare l'applicazione tramite questo APK. La noia è che quando i ragazzi rilasciano una nuova versione dovremmo di nuovo ripetere tutta la procedura perché non c'è un sistema di aggiornamento automatico nativo, quindi dovremo reinstallare l'applicazione nuovo pacchetto su quella vecchia. Prima che mi scriviate nei commenti tu quale usi, beh la situazione è questa. Io per alcuni mesi ho installato Brave sul mio telefono, guardavo YouTube all'interno di Brave anche per il semplice motivo che era la soluzione più semplice, più rapida e anche per il fatto che quando sono in giro o dal mio telefono non guardo tantissimi video su YouTube. Questa è la soluzione che raccomando anche agli amici meno smanettoni. In questo preciso momento ho installato sul mio telefono principale NewPipe, mi piace moltissimo come soluzione, e open source, un mare di funzionalità, l'unica limitazione appunto riguarda le iscrizioni al canale che è effettivamente una cosa un pochino noiosa. Proprio per questo motivo sul tablet che utilizzo la sera di più
per guardare i video su YouTube, ho installato invece YouTube Vanced. Sia perché volevo un po' smanettarci prima di consigliarlo in questo video, sia perché l'esperienza dell'app nativa comunque è un pochino superiore rispetto a tutte le altre. Quindi concludendo, se vi serve la soluzione più semplice da installare possibile, magari perché dovete consigliarla a un amico, guardare YouTube all'interno del browser Brave può essere un'ottima soluzione. Se invece volete un'applicazione molto potente, però con la limitazione appunto della sincronizzazione, date un'occhiata a NewPipe. Se invece volete l'esperienza d'uso più simile a quella standard prevista, utilizzate YouTube Vanced. Bene, da zandaiturbola.it è tutto, fatemi sapere che cosa avete scelto, come vi trovate, se per caso trovate ancora qualche cosina che io non ho notato che possa essere interessante per bloccare la pubblicità su YouTube. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se potrai farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!